Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians e su Battlefield 1. In questo video vi spiego come funziona la modalità corsa presente sulla beta e nel gioco finale. Molti di voi, i veterani di Battlefield o chi ha già giocato qualche altro Battlefield a partire dal 3, saprà bene come funziona. I cambiamenti difatti sono minimi rispetto agli altri episodi della serie, ma sono sicuro che tra quelli che guarderanno il video ci sarà sicuramente qualcuno che potrà trovare questa specie di guida utile a comprendere meglio la modalità e quindi a diventare più competitivo durante le partite, perché diciamolo, a nessuno piace giocare senza nemmeno sapere cosa fare, come farlo e quando farlo. Peggio ancora se pensiamo ad un gioco come Battlefield, dove i cecchini possono essere ovunque. La modalità corsa, quindi, nonostante condivida le stesse mappe della modalità conquista, si svolge su un'area decisamente più piccola e molto più lineare, e lo scopo della modalità è quello di riuscire a distruggere tutti i telegrafi della squadra avversaria, se siete attaccanti, mentre se siete difensori, beh, il nome dice già tutto. La mappa viene suddivisa in 4 o 5 aree accessibili solamente man mano che gli attaccanti riescono a distruggere i telegrafi. Ogni zona ha una coppia di telegrafi da distruggere per poter proseguire e quindi vincere la partita. Una volta distrutti entrambi, come già detto, verrà sbloccata l'area successiva della mappa dove saranno posizionati altri due telegrafi. Se gli attaccanti finiranno il tempo a disposizione o tutti i ticket di rientro, che sono quelli che vedete qui in alto, perderanno la partita. Piccolo appunto per i difensori, se l'ultima bomba della partita è attiva, quella che sancirà quindi la vostra vittoria o sconfitta per intenderci, e il tempo scadrà, quindi sarà 0 secondi, dovrete comunque cercare di disattivare la bomba per poter terminare la partita vittoriosamente. Difatti, se questa, nonostante il tempo scaduto, riuscirà ad esplodere, sancirà la vostra sconfitta e la vittoria degli attaccanti, quindi prestate attenzione. Mentre a voi attaccanti dico questo: quando il vostro ticket di rinascita raggiunge lo 0, non perderete automaticamente la partita. Significa solo che in caso di morte non potrete più rientrare. E quindi, solo una volta eliminata l'intera squadra di giocatori in vita, perderete la partita in modo definitivo. Teoricamente quindi è possibile vincere la partita per voi attaccanti o proseguire in una nuova zona anche se avete il contatore dei ticket a 0. Comunque non preoccupatevi perché ogni zona sbloccata ripristinerà il vostro contatore di ticket al loro massimo, se non sbaglio 75 vite. Questo quindi è come funziona la modalità corsa, una delle mie modalità preferite e credo rappresentativa in Battlefield, se devo essere sincero. Prima di concludere vorrei darvi qualche ulteriore suggerimento, sia che nasciate come attaccanti sia come difensori. Partendo dai primi, mi sento di consigliarvi l'uso dei veicoli ogni qualvolta sia possibile, in particolare il tank pesante. Se siete i piloti, cercate di avanzare quanto più possibile verso le bombe e di aiutare i vostri compagni mantenendo pulite le zone in prossimità di queste ultime. Chi sarà a piedi e intento ad innescare la bomba vi ringrazierà. A tutti quelli che innescano la bomba, invece, non fiondatevi su di essa a testa bassa. Controllate bene la zona e solo quando siete sicuri di avere il tempo di innescare, uscite allo scoperto. Una volta attivata, consiglio di non scappare lontanissimi dall'altra parte della mappa. Trovate qualche buon posto dal quale avete visuale chiara su quest'ultima e aspettate pazienti che qualche nemico provi a disinnescarla, per poi magari spostarvi in un altro punto per evitare di diventare bersagli prevedibili. Se doveste morire, selezionate come punto di rientro un vostro compagno in modo da poter raggiungere facilmente il punto critico. Il segreto per vincere, secondo me, sta tutto qui. Ai difensori invece consiglio di diversificare. Un'intera squadra di cecchini appostati in lontananza non aiuterà di certo a vincere la partita, e mi pare anche ovvio. Avvicinatevi anche voi alla bomba, rimanete coperti e se riuscite colpite di sorpresa. Qualcuno che penserà solo ad attivare la bomba senza guardare in giro ci sarà sempre, fidatevi. Se vi trovate con una bomba attiva invece non agitatevi. Controllate al meglio la zona e solo dopo aver fatto ciò provate a disinnescare. Bene ragazzi, con questo video spero di esservi stato d'aiuto. Se avete dubbi o commenti a riguardo potete lasciare un commento qui sotto a cui noi vedremo di rispondervi. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video se l'avete trovato utile e di iscrivervi al canale se non lo siete già. Condividete inoltre questo video con tutti i vostri amici appassionati di Battlefield e da Shanks è tutto. Passo e chiudo.